Leonardo Bonetti, basso e voce, Fabio Bright alla chitarra ed Aldo Rati alla batteria. Sono gli Arpia, gruppo musicale fondato a febbraio 1984 e che quest'anno ha festeggiato i 40 anni di vita. 7 album, un singolo e tanti concerti nel percorso musicale della band, i cui componenti sono di Ostia e Fiumicino. Sono tutto un pittore. Come nacque l'idea di creare questo gruppo? Ma più che un'idea, credo che sia stata un'esigenza di noi tre sin dall'inizio, che ancora eravamo molto piccoli. Suonavamo all'inizio musica leggera, andavamo per le piazze, facevamo musica ballabile, ma a un certo punto abbiamo avuto l'esigenza di scrivere musica nostra. E questa musica viene da una passione anche per la letteratura. Infatti una delle radici profonde di Arpia è legata alla poesia. Dentro la nostra musica c'è molta poesia. Che genere di musica avete fatto in tutti questi anni? Ma la nostra passione era per il rock. Era una stagione particolare, quella fine degli anni 70, inizio degli anni 80. Quindi sentivamo proprio il bisogno di tirar fuori qualcosa di viscerale. E il rock probabilmente era il linguaggio più adatto per questo. Questa festa grande, non ci rimane che tu. L'ultima domanda te la devo fare, però siete gli stessi da 40 anni e c'è un segreto. Ma il segreto credo sia nella radice schietta, genuina, dove la musica diventa un fatto di vita e la vita, tu sai benissimo, va diciamo a braccetto con l'amicizia. E quindi il fatto di essere nati insieme, di esserci formati insieme e di essere profondamente legati da un sentimento di amicizia, questo credo che sia fondamentale, credo che questo è il segreto della longevità per un gruppo. E la prossima occasione per ascoltarli sarà il 7 giugno a Roma, al Teatro Flavio, nei pressi del Colosseo.